gira voce che Luca Salvadori fa. Inevitabili in una gara così tirata, Russo all'interno. Buongiorno, come direbbe qualcuno da Vallelunga. Siamo pronti per il secondo e terzo round del CIV International. Come potete ben vedere, la situazione non è delle migliori. C'è un po' di bagnatino per terra, quindi sarà un bel casino questo weekend. Un po' perché gli avversari sono tostissimi, come avete visto da Misano. In queste condizioni soprattutto non siamo più i mega favoriti per una serie di robe tecniche che poi magari vi andrò a spiegare. Per dirvene una, ovviamente l'elettronica di serie fa il suo onestissimo lavoro, ma non possiamo andare a lavorare sul computer come facciamo l'anno scorso. Ma sono io col manettino che sono lì e metto le mie varie mappette fatte da Dio, da Ducati, da Bagnato e da Asciutto. Però ovviamente ho meno possibilità di scelta. Pensate che più o meno io ho tutto quello che mi serve direttamente nella moto. Però ovviamente, ripeto, non si riesce ad andare ultra di fino. Ma questo, come al solito, non ci spaventa e noi scanneremo fino all'ultimo metro. Libera apposta, perché 2 secondi al secondo non è male, ma come sapete sono le condizioni che piacciono di più a me, quindi faremo una bella cosa. 2 sistematine sulla moto, dobbiamo essere pronti sia per l'asciutto che per il bagnato. Sul bagnato non abbiamo questo vantaggio, invece sul lumiccio assolutamente sì, quindi speriamo che per le qualifiche faccia la scrosciatina e poi ci sia sempre quel mezzo. Ti piacerebbe? Perché questo weekend, essendo gara doppia, la qualifica vale doppio. Perché se fai una qualifica di merda, parti in merdesimo sia in gara 1 che gara 2. Pirelli in questa gara ha portato una novità per i primi 15 piloti classificati del National, che è l'SCQ. Tac. Lei. Cosa fa l'SCQ? È una gomma ancora più performante dell'SCX che serve per fare la qualifica e forse si può provare a usare durante la gara in caso di tanto caldo e via dicendo. Ovviamente queste non sono le condizioni adatte, però è un bel jolly. Siamo qui post pranzo e iniziano a esserci dei dubbi nel paddock. Qual è la voce? Facciamo capire. No, gira voce che Luca Salvadori fa i tempi con le gomme stradali. Chapeau! Attenzione, gomma stradale, nuovo modo per andare molto forte a Vallelunga. Lo sappiamo che la Diablo Rosso 4 è una bomba e difatti lo stiamo promuovendo, avete visto anche sul mio cupolino. Però ragazzi, cioè, diciamo che pensare che io sia andato più forte con una gomma del genere rispetto a una Rain sulla pista umidiccia. Che cos'hai nel cervello, Dexter? Criceti? Vi racconto il segreto comunque. Invece che distruggere la gomma Rain dall'inizio del turno, abbiamo fatto 2 giri, ci siamo fermati, abbiamo aspettato la fine del turno, siamo entrati a cannella, ultimi 2 giri, con le pressioni giuste e il tempo viene fuori. Al posto che girare. Comunque adesso qualifiche, non si scherza più. Thank you.
ragazzi, che trona! Non mi è mai successa una roba del genere. Poi, come al solito, grazie GoPro che ti inchiodi sempre nei momenti migliori. Ma questa volta noi, pensandoci bene, abbiamo messo anche un'altra GoPro di backup oltre a quelle due che sono davanti e dietro, quindi per fortuna abbiamo queste immagini. Cerco di raccontarvela brevemente. Io stavo facendo la Campagnano guardando lo schermo della moto per appunto mettere a posto le ultime cose post turno, perché volevo fare due staccate provando con il freno motore in maniera diversa, per capirci. Alzo la testa e vedo che c'è un pilota a centropista, che sarebbe quello che ho centrato, e un altro che era subito sulla destra, molto prima dove ci si ferma per la partenza. Pensando che il pilota alla mia sinistra andasse avanti tranquillamente, ho riguardato giù. Un decimo di secondo dopo ho rialzato la testa e in quel momento me lo sono visto praticamente che stava andando verso tutto il gruppo di quelli che stavano provando le partenze. Ovviamente non ho potuto fare nulla se non cercare di accelerare per passare in mezzo in quel piccolo spazio che c'era tra i due piloti. Risultato: ho preso di striscio, e neanche così tanto di striscio, la moto del pilota alla mia sinistra, e il ginocchio e il piede, essendo tra le due moto, hanno subito un impatto tremendo. Subito pensato di essermi rotto il piede. Difatti tra poco vi faremo vedere un po' com'è la situazione, ma ragazzi, ho rischiato veramente tanto. Con queste stupidaggini ci si rischia di fare tibia, perone, caviglia, tutto. Qui all'inizio ero mega incazzato perché adrenalina e tutto, non vedendo le immagini era diverso. Però posso dire che io potevo andare innanzitutto più piano, e punto due, in una curva, sapendo che dietro c'è la prova di partenza, stare più attento, guardare avanti e non basarmi su quello che avevo visto un decimo prima abbassando lo sguardo. Però anche dall'altra parte, una mano per segnalare che si sta per andare a provare la partenza, quindi si attraverserà tutta la pista, e anche il pilota che era sulla mia destra, non si capisce il motivo per il quale era lì, che doveva essere molto più avanti, mi hanno tratto in inganno. Comunque, torniamo in box e vediamo cosa è successo. Diciamo che sono cose che non devono succedere, ma purtroppo un attimo di disattenzione e un insieme di fattori ha fatto sì di far cadere questo bel casino. Bel casino perché non ci voleva, dato che tra due ore dovevamo essere in pista per la gara. Non mi è piaciuta tantissimo la moto, anche se è entrato fuori un bel giro. Ho un male che voi non avete idea e spero non aumenti, perché sennò cambiare le marce sarà tosta. Quindi è ora, siamo pronti, diamo il via a questa gara 1 direttamente dal circuito di Vallelunga. Ok, gara importantissima. Lo sapete, sono pochissime tappe, bisogna essere sempre lì davanti. Qui gara doppia, per fortuna ho fatto una bellissima qualifica, Giannini mi ha fregato di mezzo decimo, ma in ogni caso l'importante è essere lì in prima fila. Il primo e il terzo in campionato sono in difficoltà, la Marra parte in terza fila e Gamarino poco più avanti. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per recuperare un bel po' di punti. Come al solito vi ricordo che, avendo centralina di serie e cablaggio di serie, non mi affiderò al launch control ma partirò un po' alla vecchia. E vi assicuro, è un casino, perché quando si è da soli a provare le partenze è semplice perché si è da soli e si sente il motore a quanti giri è. Invece quando si è lì sulla griglia di partenza e tutti gli altri mettono le moto al limitatore, tu non capisci bene a quanti giri stai partendo. Per adesso non mi sono venute male le prove, quindi incrociamo le dita e speriamo che sia anche questa la volta buona. Che partenza la Honda, mi ha sverniciato. Non devo perdere altre posizioni, adesso incrocio su Russo e vedo di buttarmi all'interno. La staccata dei Cimini per difendersi dalla risposta di Luca Salvadori, dolorante al piede come ci stava raccontando il pilota Ducati Broncos. Thank you.
in decima posizione. Gruppo che se ne va, mamma mia. È incredibile, appena stacco 3 metri dopo rispetto a dove dovrei staccare mi parte un traverso che non finisce più. Devo stare attento. Nonostante siano solo 10 giri, l'attacco di Russo che diceva "sono qui per divertirmi" si diverte per adesso a guadagnare la seconda posizione. Ah, bel sorpasso di Russo, ha sfruttato perfettamente il mio errore, sono uscito più piano, lui l'ha preparata benissimo e mi ha infilato la semaforo. Adesso non serve a niente continuare a sorpassarsi e risorpassarsi, perché Saltarelli ha un gran passo. Solo un giro a infastidirci e potrebbe scappare via. Quindi adesso stiamo un attimo dietro, sfruttiamo la scia e cerchiamo di studiare sia i punti deboli che i punti forti dei due qui davanti a me. Forzare il ritmo, Saltarelli, Russo e Salvadori, non è un gran margine ma la gara è abbastanza veloce. Tiene la campagnano Riccardo Rosso. Che cosa ha fatto Ricky? Ma cosa sta facendo Ricky? Gambe che volano, traverso sul filler. Mamma mia. Vabbè, come dicevo, lasciamo che si bisticcino tra loro. Noi stiamo qui dietro, belli belli, e prendiamo quello che arriva per il momento. Spazio, caduta laggiù in fondo, no, caduta laggiù in fondo. Mi sembra sgroio, Ciacci. Vediamo adesso. Avremo attenzione, è la marra, è di la marra. Peccato è di occhio al tornantino che si butta dentro. Sì. Che palle ragazzi, ho provato il sorpasso su Russo, lui molla tanto i freni nell'ultima parte di frenata e ogni volta è elastico, solidico, ci sto dentro, appena mi sto avvicinando molla i freni e rischio sempre di finirgli dentro. Questa è un po' la storia di tutta la gara, faccio fatica a fermarmi. E in tutto questo Giannini, zac, si è infilato, bravo. Adesso però basta, dietro li vedo un po' più in difficoltà, quindi secondo me quelli che se la giocheranno saranno questi quattro qui. Ci ha provato. Come abbiamo detto, una gara di 10 giri vuol dire non avere nessuna tattica se non quella di stare davanti il più possibile e soprattutto sotto la bandiera a scacchi. Sarebbero da seguire 2000, probabilmente ci concentriamo sulla prima parte di gara. Di nuovo la campagnola Russo, aveva a frenare, mamma mia, mamma mia. Rapidissimi nel mantenere le prime posizioni. Questa invece è Luca Salvadori, che abbiamo detto non in formissima, però per adesso mantiene la sua quarta posizione. L'impressione è che anche Luca, come Giannini, insomma, sia lì a vedere un po' Saltarelli e Riccardo Russo che cosa combinano. .892, giro veloce per Giannini, per adesso la Campagnano e la curva Russo oggi, eccolo, e infatti va dentro di nuovo con una traiettoria di taglio molto particolare. Largo Saltarelli, ne approfitta Giannini che va a prendere la seconda posizione. Lungo Saltarelli.
Salvadori che rischia, rischio per Luca Salvadori, rimane in piedi ma ha rischiato l'impossibile. No ragazzi, non va bene, ho rischiato ancora il botto un'altra volta, ho frenato esattamente nello stesso punto di Saltarelli ma non mi fermo, gli ho toccato la ruota posteriore con l'anteriore, è andata bene, veramente ci è mancato un pelo, però questa cosa qui è una roba che dovremmo guardare assolutamente nei dati a fine gara, perché non è possibile di averne tanto di più nell'inserimento ma nella prima parte di frenata è incredibile. E soprattutto non sono mai abbastanza vicino per buttarmi dentro, è proprio frustrante. Siamo solo al quarto di 10 giri, quindi vediamo ora cosa succede. I primi due sembrano per Russo allungare un po', Russo spinge fortissimo, Giannini dimostra di poter mantenere il ritmo, adesso bisogna vedere Saltarelli se riesce a rifarsi sotto, mentre Luca Salvadori sembra un pochino più in difficoltà. Subito Gabriele Giannini, non c'era margine da concedere a Giannini e Russo e si ora ritrova secondo e vediamo se Gabriele allunga qui con pompa di bestia perché ora è uscito veramente fortissimo, cerca subito di andarsene Gabriele Giannini. Sempre lì, destra, sinistra, destra, sinistra, e intanto quelli là davanti se ne vanno. Ti fa incazzare perché senti che ne hai un pochino di più in questa fase di gara, ma non puoi sfruttarlo. Obiettivo podio, almeno quello. Ragazzi, è incredibile, appena avuto un attimino di strada libera perché Saltarelli, vabbè, sul dritto l'onda è imbarazzante. In saccata e inserimento sono tanto scorrevole, è proprio un punto che con questa Ducati sfrutto tantissimo e mi dà una gran sicurezza. Però mannaggia, oh, tam, 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 un incubo. Vedi che comunque Giannini prova ad allungare. Sì, ma ha un pochino di margine, se l'è costruito guidando come un leone perché sta spingendo fortissimo, ma sta costruendo decimo a decimo nei confronti di Russo che deve stare attento al rientro di Saltarelli e Salvadori. Decimi, ma sai, se ogni giro Giannini prende 3 o 4 decimi, intanto Saltarelli secondo, secondo davanti a Russo. Mamma mia, come l'onda ha sverniciato il BMW. Mannaggia, proprio freccia
permesso. E adesso sono curioso di vedere come reagirà Russo. Se si daranno un pochino fastidio, riuscirò a tornare sotto per il podio, perché poi con la gomma che perde un pelino di grip mi trovo meglio, perché riesco a farla curvare un attimino più efficacemente. Quindi secondo me riuscirò a tenere questo passo. Vediamo Salvadori. Salvadori mi sembra aggressivo su Russo adesso. Sì, però anche Saltarelli si è avvicinato molto a Giannini. Ora voglio vedere poi alla fine di questo giro come ha girato, perché Salvadori, secondo me no. Anche Saltarelli è sotto il 37. Ho questa impressione, ora lo vedremo. La parola d'ordine di questa gara è frustrazione. Sei lì, ne hai un pelino di più, capisci che potresti buttarti dentro, ma ti manca sempre quel pelino per farlo in sicurezza. E dato che al momento ci stiamo giocando un campionato, far la manovra un attimo azzardata e fare la frettata è un attimo. Speriamo entro fine gara di riuscire a trovare proprio quell'errorino, quella piccola difficoltà per riuscire a centrare il podio. Con Salvadori incollato a 2 decimi. Attenzione, siamo già nel girotto. In realtà Saltarelli deve riuscire ad agganciare e attaccare subito Giannini. Non c'è molto tempo. Sempre al tornantino, ma niente da fare. Intanto Giannini ha ricostruito margine su Saltarelli ed è molto importante, perché sta per iniziare il giro 9 e c'è stata una buona risposta di Gabriele Giannini nei confronti di Simone Saltarelli. Vediamo quanto a livello cronometrico. Attualmente l'unica bagarre un po' più serrata sembra quella tra Russo e Salvadori, anche se Russo si sta difendendo molto molto bene. Questa è proprio una mossa da esperienza. È uscito più forte dai cimini e, sapendolo, soprattutto perché secondo me si è accorto di essere uscito un attimino lento, ha allargato fino all'ultimo centimetro per farmi chiudere il gas. In fondo alla Campagnano sarebbe stato un posto perfetto per provarci, ma ho dovuto chiudere. Ci riproviamo. Ti aspetta un finalone, perché però Giannini, insomma, non sappiamo bene il motivo, ma è lì, a ritmo, quindi non è un problema tecnico, a ritmo, come dici tu, probabilmente lo svatura, ci prova subito al tornantino, vediamo se copre la traiettoria Saltarelli, è troppo tardi, Giannini all'interno, Saltarelli cerca di andare ad incrociare, ma niente da fare, Gabriele Giannini subito si è ripreso la posizione, mentre Russo per adesso si difende nei confronti di Luca Salvadori, aggressivo come non mai. Passa all'esterno al curvone, grandissimo sorpasso, ma adesso la risposta ai cimini, è il turno di Gabriele Giannini di portarsi all'interno. Sono
avvicinati veramente sì, tanto. È Salvadori che è l'ultimo giro. Terreno. Sì, Salvadori sembra uscito dalla possibilità, dalla finestra, nella possibilità di attaccare Riccardo Russo. Lanzi e Camarino sono sempre staccati naturalmente. Andiamo allora a vedere proprio queste ultime curve. Saltarelli in percorrenza mentre ha preso margine Russo su Salvadori, manca soltanto la Roma, manca soltanto la Roma, vediamo se Giannini riesce a costruirsi allargando la traiettoria e provando un incrocio a fare tanta velocità, la volata finale che invece non c'è perché Simone Saltarelli va a vincere di prepotenza, di forza questa gara del National 1000, bravissimo Simone Saltarelli. Ah, che fastidio avere il podio lì, avere il podio lì. Una gara su un passo allucinante, 37.8, 37.9, 38.1. Praticamente esattamente come quella del CIV, a parte Pirro che ha fatto un altro sport. Delusione, delusione, delusione. Quando ce l'hai lì e non lo prendi è molto, molto fastidioso. Comunque bravi tutti, siamo stati velocissimi e domani ci sarà gara 2. Fondamentale fare degli aggiustamentini per guadagnare quel decimo, due decimi che mi servono per essere lì davanti e non attaccato all'amo come sono stato oggi, e soprattutto un qualcosa che mi permetta di essere più aggressivo in staccata per permettermi di fermarmi meglio a moto dritta. Di sicuro col team Broncos troveremo la soluzione e domani torneremo alla carica.